Buongiorno a tutti, benvenuti al venerdì del Cesedi. Oggi l'incontro sarà tenuto da collega Riccardo Abiglino. L'argomento di oggi è distanziamento sociale, distanza fisica di precauzione. E vi ricordo, prima di dare la parola a Riccardo, che venerdì 26 ci sarà sempre dalle 18, 17 alle 18:30, un incontro con le colleghe Paola La Sala e Caterina Grignolo con l'argomento, diciamo, sul docente inclusivo. E quindi siete, per chi desidera, invitati a partecipare anche venerdì 26. Do la parola a Riccarda per iniziare questo pomeriggio al CESE di questo incontro. Grazie, Riccarda. Se avete bisogno di comunicazioni, visto che non è possibile con questa modalità di seminario, diciamo, attivare l'audio, chi avesse necessità perché vuole porre qualche domanda o avere qualche chiarimento, può utilizzare la chat. Io terrò sotto controllo la chat e quindi magari eventualmente se ci fossero delle cose anche durante l'incontro, io le segnalo a Riccarda. Se qualcuno avesse bisogno di Certo. porre, avere un chiarimento, eccetera, così Riccarda può eventualmente intervenire. Quindi ti passo la parola e grazie a tutti per essere qui con noi. Grazie a te Maddalena, buona serata a tutti, sono contenta di incontrarvi. Dicevo prima che fino all'ultimo non sapevo se avrei potuto fare questo incontro perché la casa vicino alla mia è in ristrutturazione, i ragazzi stamattina utilizzavano il martello pneumatico, quindi ho utilizzato le abilità sociali andando a parlare con il capo cantiere e capire se verso le 4:30 il martello pneumatico poteva essere non usato e quindi è andata bene, siamo connessi, la connessione per ora tiene, quindi sono contenta. Io non so se tutte voi avete partecipato già al primo incontro, sapete che il primo incontro l'avevo centrato molto sull'aspetto relazionale ma emotivo, sul clima di classe, sul contenimento delle emozioni, su tutto quello che fa da substrato alle relazioni, alle competenze sociali. E poi avevo accennato ad alcune strutture che si possono utilizzare per favorire la crescita, lo sviluppo delle abilità sociali per la maturazione delle competenze. Oggi io ripartirei da lì. Ripartirei dicendo, aspettate che metto la presentazione così almeno si vede meglio. Ecco qua. Partirei proprio dalla situazione in cui noi ci troviamo immersi. Da più parti si dice che la resistenza alla seconda ondata è stata più difficile, alla terza ancora di più. È vero che nelle situazioni di crisi che emerge la vera natura degli uomini e della nostra società, sia nel bene come nel male. Questo è un grande periodo di crisi da tutti i punti di vista. Le emozioni con le quali noi abbiamo a che fare quotidianamente, dico noi come persone, come esseri umani e noi come insegnanti, sono queste che io ho evidenziato perché sono quelle che emergono maggiormente sia dai miei contatti personali, diciamo, che ho quotidianamente o telefonicamente o comunque diciamo, attraverso i social e sia dalle analisi degli esperti. Quindi sono tutti sentimenti difficili da gestire, la paura, l'ansia, la rabbia, l'insofferenza, la negazione, il dolore e poi quella più terribile, la disperazione. I nostri allievi non sono immuni da questo, ma non ne siamo immuni neanche noi. Come dicevo l'altra volta, dobbiamo assolutamente tener conto di questo substrato emotivo presente in noi e a scuola con i nostri allievi, che siano essi bambini o ragazzi. Ho voluto iniziare con queste due, come dire, finalità, con questi due propositi. Coltiviamo il benessere e costruiamo la felicità a scuola. Se sul benessere siamo abbastanza tutti concordi, sulla felicità, quando io parlo di costruire la felicità, colgo spesso dei sorrisetti di, non dico di compassione, ma ecco un po' di sufficienza, di dire vabbè, ancora questa ricerca della felicità, quasi che fosse una cosa di cui vergognarsi.
E dicevo l'altra volta che la felicità è diversa dalla gioia. La gioia è un picco forte che ci riempie tutti, che ci fa provare delle sensazioni fortissime, ma che per sua natura è di breve durata. La felicità invece può essere una condizione sulla quale noi possiamo lavorare. Sembra un paradosso, ma noi possiamo decidere di essere felici, cioè di star bene con noi stessi, a prescindere dalle condizioni esterne o comunque malgrado le condizioni esterne. Io vi ho messo il link al gruppo di Letizia Spagnoli che si chiama Giorni Felici, lo trovate anche sui social se lo volete cercare, perché è un movimento che si occupa proprio di questo, del benessere e del costruire felicità. Naturalmente c'è qualcuno di loro che si occupa di costruire la felicità lorda a scuola. Io ho seguito alcuni webinar con Paola Giaretta, che è un'insegnante della scuola secondaria, da quel che ho capito, di primo grado, e si occupa proprio del costruire felicità all'interno dell'organizzazione scuola, attraverso dei webinar, attraverso dei seminari, e quindi chi vuole approfondire questa dimensione sappia che lo può fare attraverso questo canale. Il post che ha messo ieri era proprio sulla DAD, donare accuratezza decuplicata, e quindi come in didattica a distanza bisogna essere ancora più accurati e ancora più attenti a tutto quello che succede, non solo a fare delle belle lezioni, ma a creare il clima, a creare e coltivare la relazione. Durante uno dei seminari che ho seguito con lei, mi sono innamorata di una proposta. Erano seminari, diciamo, per adulti, non erano rivolti ai ragazzi. Però, siccome io, nonostante gli anni di pensionamento, non riesco a togliermi dalla testa il cappello da insegnante, quando ho finito l'incontro, ho subito pensato come trasferire in classe la sua proposta. E l'idea che mi è venuta è quella che ho chiamato la lente della meraviglia o la lente dello stupore. Potete chiamarla come volete, a seconda del termine che vi sembra più adatto. Lo scopo di questa attività è allenare lo sguardo, a cogliere intorno a noi la bellezza, a stupirci, a saper guardare con meraviglia e stupore le cose che ci circondano, e in modo però che non sia una ricerca spasmodica per collezionare, ma che sia una ricerca presente a se stessa, di cui abbiamo coscienza. Si tratta di allineare l'occhio, il cuore e la mente in uno sguardo che colga appunto la bellezza, e che questa bellezza venga colta dall'occhio, ma soprattutto elaborata dal cuore e dalla mente per generare in noi benessere. Come può succedere questo? Allora, attraverso delle attività, naturalmente guidate da noi, dove i ragazzi scoprano la bellezza nelle piccole cose di ogni giorno. Allora, vorrei subito chiarire che non si tratta di andare a cercare le cose straordinarie. Voi sapete che in un'epoca in cui chiunque fotografa la qualunque, non si tratta di questo. Si tratta di vedere proprio magari negli oggetti di uso quotidiano, nella propria casa, nella propria realtà, dei piccoli momenti di bellezza che mi colpiscono. Naturalmente io colgo questo attimo di bellezza, e se ne ho la possibilità, lo colgo a livello individuale, poi lo condivido in coppia, lo condivido in grande gruppo, quindi attraverso la parola. Guarda come la luce colpisce questo oggetto, guarda come mi piace, oppure mi piace questo oggetto perché trovo meravigliosa questa cosa perché, attraverso le parole. Dopodiché conservo l'attimo, e quindi l'attimo lo conservo attraverso il disegno, attraverso un testo, attraverso la poesia. La proposta di Paola Giaretta era di costruire un album wow attraverso fotografando l'oggetto, magari anche da diversi punti di vista, da sotto, da sopra, di lato, mettendolo in luce, mettendolo in penombra, eccetera. Io ho preferito, però io vi dico, la proposta è quella, quindi sentitevi liberi di farlo anche attraverso la fotografia. Io ho preferito che questa cosa fosse mediata dalla parola,
Perché se io devo descrivere al mio compagno perché questo oggetto mi piace, metto in moto tutta una serie di processi cognitivi importanti che sono la scelta delle parole, l'organizzazione della frase, mentre spiego, chiarisco ancora meglio il pensiero, poi ascolto lui cosa ha da dire su questo oggetto e sento lui illustrare il suo. Dopodiché lo illustriamo in piccolo gruppo o in grande gruppo, se non è possibile fare i gruppi, ognuno lo illustra alla classe, quindi ancora lì il linguaggio diventa un veicolo importante. E poi conservo questo attimo perché voglio costruire il mio diario della bellezza, il diario della meraviglia, il diario dello stupore. Quindi conservo questo attimo disegnando l'oggetto oppure scrivendo un testo breve che mi dica perché quel giorno lì quell'oggetto mi ha colpito, che cosa ho provato, quali sensazioni mi ha trasmesso. Perché conservare poi questo? Perché io poi il diario lo sfoglierò più avanti e ritroverò in tutti questi oggetti che ho disegnato, sui quali ho scritto delle parole, dei testi, delle poesie, quello che diciamo sono riuscito a fare. Ritroverò quel senso di contentezza, di allegria, di stupore e di meraviglia. Voi sapete che rispondere con meraviglia e stupore è una delle disposizioni della mente del pensatore intelligente. Quindi io qui lavoro sul relazionale, ma lavoro anche sulla costruzione di una disposizione, di un atteggiamento importante. Ovviamente questo ha successo se noi siamo persone disposte a stupirci. Se sappiamo ancora cogliere la bellezza intorno a noi, ma non la bellezza straordinaria, la bellezza dell'ordinario. E quindi, come dicevo prima, può essere l'oggetto che io ho da sempre, che però mi soffermo ad osservare, lo guardo con un altro occhio, per questo vi dicevo allineare l'occhio, il cuore e la mente, e in quel momento ne colgo la bellezza. La bellezza non è sinonimo di perfezione, e quindi può essere anche la bellezza di una cosa imperfetta, di una cosa che non è meravigliosa perché è eccezionale o perché è perfetta, ma perché in quel momento mi colpisce nella sua unicità, e mi fa meravigliare. Se noi abbiamo allenato questa attitudine, naturalmente guideremo i nostri bambini e i nostri ragazzi su questa strada, perché ci vuole un allenamento. Non siamo allenarci, né allenati né a stupirci, né a meravigliarci, né a trovare la bellezza nell'ordinario. Però diciamo che se noi ci mettiamo su questa strada è una fonte di buone emozioni e di benessere garantito. Per la scuola dell'infanzia io pensavo che sarebbe possibile costruire proprio una vera lente col cartoncino e con la pellicola trasparente, abbastanza grande che i bambini li possano tenere in mano, o proprio in mente una lente molto grande, e si può organizzare il momento in cui si usa questa lente dello stupore, quindi all'aperto si va a caccia di qualcosa che ci stupisce, che ci colpisce, che troviamo bello, poi i bambini condividono, prima in coppia, poi nel grande gruppo, il perché hanno scelto questa cosa e perché che emozioni hanno provato, e poi disegnano l'oggetto e fanno il loro album, la loro cartellina dello stupore che poi riescono a sfogliare. Chiaramente, dopo che noi li avremo guidati per una serie di uscite, di ricerche, saranno in grado di farlo da soli, in modo autonomo, e avranno educato il loro sguardo e aperto il loro cuore alla bellezza del mondo. Io qui poi vi ho messo un breve elenco di parole potenti che sono generatrici di felicità sulle quali noi potremmo lavorare. Uno è la gratitudine. Di che cosa possiamo essere grati oggi? È una cosa molto difficile da far scoprire. Lo era prima della pandemia. Quando io ho iniziato a lavorare su questo con i miei alunni non si parlava di pandemia, ma è stato moltissimo, molto difficile, veramente. Far capire che si poteva essere grati per qualcosa. Quando io modellavo dicendo ma io sono grata per esempio del fatto che stamattina mi sono svegliata, che sono sana, che ho potuto farlo in una casa calda, accogliente, i bambini mi dicevano ah ma quello maestra, perché queste sono le cose che noi diamo per scontati. È difficile, come
come dire, che loro abbiano già di per sé la dimensione della gratitudine e della riconoscenza, soprattutto se non ne hanno fatto esperienza nella loro vita o in famiglia o in altri ambienti educativi. Oggi, per esempio, dicevamo prima con Maddalena, sì, la didattica a distanza è difficile vederci soltanto attraverso uno schermo, è difficile per me parlare al nulla sapendo che voi siete di là, ma non posso interagire. Però è anche vero che dobbiamo essere grati al fatto che questa pandemia, nella sfortuna, è capitata in un'epoca in cui abbiamo tutta la tecnologia che ci permette di rimanere collegati, che permette di non essere isolati, che permette di continuare in qualche modo a far scuola. Quindi anche in una situazione di estrema difficoltà io ho qualcosa per cui essere grato e riconoscente. Un'altra parola potente è il dono, la dimensione del donare. Qualcosa che non si compra è una cosa abbastanza difficile da far scoprire anche questa, ma nel momento in cui la scoprono è una grande rivelazione. Il dono più bello non è quello che compri, ma è quello che tu mi fai, mi puoi dare del tuo tempo, mi puoi dare il tuo sorriso, puoi costruire un oggetto per me, eccetera. Un'altra parola potentissima è l'empatia. Anche con i bambini piccoli si può parlare di empatia. Che cos'è, bambini, l'empatia? Come funziona? Perché noi esseri umani siamo empatici, perché siamo programmati per esserlo e che cosa vuol dire essere empatici? Quanto fa bene a noi essere empatici? Perché poi di solito si dice quanto fa bene aiutare gli altri attraverso l'empatia, ma l'empatia arricchisce noi, arricchisce tantissimo, come il dono arricchisce noi. Io ricevo molto di più di quello che do. L'altra parola potente, soprattutto per una che crede nella cooperazione, è la condivisione, quanto è importante condividere con gli altri e l'aiuto. Voi potrete riempire questa diapositiva di tutte le parole potenti, generatrici di felicità, che troverete insieme ai vostri alunni. È un esercizio estremamente utile che crea benessere in loro e in voi e che può essere fatto anche attraverso la didattica a distanza. Stamattina ascoltavo la registrazione di un intervento di Raffaele Iosa che paragonava diciamo, l'intervento didattico della prima ondata e quello che sta succedendo nella seconda e adesso nella terza, vedendo un cambiamento, perché nella prima ondata la didattica, diciamo, era volta a comprendere, a sostenere, a cercare di stabilire buone relazioni, la vicinanza emotiva, mentre adesso spesso si è presi dalla paura di non fare, i bambini hanno perso, i ragazzi hanno perso, devo correre, rimaniamo indietro, questi hanno l'esame, questi altri hanno gli invalsi e quindi tutto il tempo dedicato ad andare avanti col programma che non c'è più, ma comunque diciamo ad andare avanti col proprio progetto di lavoro. Dedicare del tempo a questo è utilissimo su molti versanti, sul versante educativo che è il prioritario per noi e poi sul versante cognitivo perché fa riflettere i ragazzi non solo a livello emotivo ma appunto anche a livello cognitivo. L'altra volta eravamo partiti da questa idea, siamo in distanziamento sociale perché parliamo di competenze sociali, perché le competenze sociali non sono sparite, anzi, io sto a distanza di precauzione dagli altri, utilizzo la mascherina, mi igienizzo le mani proprio perché ho delle competenze sociali. La gente che non si occupa di questo non dimostra di avere competenze sociali, cioè si preoccupa di se stessa, ma non degli altri, della relazione. Avevamo visto che è un costrutto molto complesso, che è un combinato di diversi elementi, le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti, e noi dobbiamo lavorare su questi diversi aspetti. Poi ci eravamo chiesti a quali competenze possiamo rinunciare noi in questa fase, e io direi a nessuna. Noi non possiamo proprio rinunciare a nessuna, non è che perché non siamo in presenza ci dimentichiamo delle competenze sociali, e soprattutto noi insegnanti non possiamo rinunciare a chiederci quali di queste competenze sociali io possiedo e mi tornano utili in questa situazione di emergenza. Ho delle buone competenze comunicative, sono una brava comunicatrice, riesco a raggiungere tutti i miei alunni nonostante ci sia la mediazione del video. Ho delle competenze di leadership, quindi riesco ad essere un buon leader educativo.
riesco a risolvere i conflitti in modo pacifico, riesco a superarli, sia i conflitti che posso avere io con la classe, sia i conflitti che la classe mette in evidenza. Ho competenze di soluzione di problemi, penso che tutti gli insegnanti in questo periodo abbiano dato prova di averle, perché io, tutte le persone che ho seguito e che conosco si sono attivate essenzialmente per risolvere i problemi che questa situazione ha comportato. E poi, ultima, non ultima, le competenze di presa di decisione, quindi sono in grado di prendere delle decisioni, di valutare le cause, le conseguenze, gli elementi a favore e gli elementi contro. Quindi queste sono le cinque famiglie di competenze sociali sulle quali noi, nonostante la pandemia, nonostante la DAD, dobbiamo lavorare. Io vi farò oggi alcune proposte. Mi sono ripromessa su sollecitazione di Gianni di andare ad agio, però le cose che vorrei dirvi sono veramente vo molte. A volte io vado in fretta perché ho paura di non riuscire a dirvi tutte le cose che mi sono venute in mente. Comunque cercherò di sviluppare ognuna di queste proposte. Mi scuso con chi alcune cose le conosce meglio di me, però mi sembra utile fare un piccolo excursus tra le cose che si possono fare. Io ho fatto qui un elenco e poi noi le vedremo ad una. Allora, tra le attività io ho inserito il circle time, la conversazione, la carta T per il parlato e l'ascolto, la riunione di classe che è una struttura di Kagan, i custodi dei ruoli, il debate o la discussione, i giochi di ruolo, i cappelli di De Bono, la mediazione e la risoluzione pacifica del conflitto. Non sono in ordine né di importanza né di gradualità, sono quelle sulle quali mi sono sentita di riflettere e di proporre. Ognuno di voi può scegliere quella che reputa più importante in questo momento per la sua classe. Allora, il Circle Time è molto conosciuto e molto poco conosciuto, cioè si parla tanto di Circle Time, però voi sapete che non basta mettere i ragazzi in cerchio e farli parlare perché si possa dire di aver fatto un Circle Time, cioè sicuramente meglio di niente, però ha delle precise caratteristiche. Questo strumento serve a far emergere le emozioni di ciascuno, a prenderne coscienza sia delle proprie sia di quelle dei compagni. E poi serve a gestire le relazioni sociali sia con i pari che con gli adulti. Diciamo che il focus di solito noi lo mettiamo sui pari, sul migliorare le relazioni sociali in classe. Per chi vuole approfondire e imparare, diciamo, a condurre il circle time in modo corretto, la Società di Formazione Scintille ha in questi giorni proposto un webinar proprio su questo, quindi se andate sulla pagina di scintille.it c'è un percorso di formazione sul Circle Time e quindi potete approfondire questa tematica. Diciamo che la cosa più importante è il ruolo dell'insegnante all'interno del cerchio. Quando voi date avvio alla conversazione e ascoltate i contributi dei diversi alunni, non è compito vostro rispondere immediatamente alle domande, alle sollecitazioni, ai quesiti che i ragazzi pongono, ma cercare di favorire la comunicazione e la riflessione fra di loro in modo che le soluzioni, chiamiamole così, escano direttamente dai ragazzi, che non sia ancora una volta l'insegnante che ascolta, dà la sua soluzione, ma che sia una comunicazione circolare fra di loro e che loro pian piano imparino ad affrontare insieme i loro problemi e a trovare le soluzioni. Questo non vuol dire che l'insegnante all'interno del gruppo si siede e osserva. Sicuramente ha una funzione importantissima di mediazione, di regolare gli interventi, di porre magari ulteriori domande che stimolino la riflessione o per indirizzare la riflessione in un senso un pochino più approfondito. Però sicuramente non è, il ruolo non è quello di dare le risposte. Quando i ragazzi sono abbastanza abituati al circle time,
diciamo, fanno quasi totalmente da soli, cioè si gestiscono poi loro molto bene. Sono loro poi anche a richiedere il tempo del cerchio, come lo chiamavano i miei alunni, oppure mi dicevano mentre salivamo dal cortile: abbiamo tempo per un cerchio. Trovare il tempo per il cerchio anche qui è fondamentale, è estremamente importante per la maturazione a livello di competenze sociali della classe, a livello anche di equilibrio emotivo e di clima della classe. Le tematiche da discutere all'interno del Circle Time dipendono un po' da classe a classe, da quella che è la vita della classe, dalle emozioni che in classe circolano, dalle situazioni che i ragazzi si trovano a vivere o l'insegnante si trova a vivere. Vedremo poi che anche all'interno del Circle Time è possibile utilizzare i ruoli per condurre la conversazione, per condurre gli interventi. Questi li potete poi gestire voi, assegnandone però l'assunzione ai ragazzi che partecipano al tempo del cerchio. Perché ho voluto mettere come altra attività la conversazione? Perché la conversazione è a volte dimenticata, a volte sottovalutata. Molto spesso io sentivo dire dalle mie colleghe: ah, ma li fai ancora parlare? Ma in prima, in seconda va bene, ma dopo basta, ma cosa hanno da dirsi? Ma perché perdi così tempo a farli parlare? La conversazione è, diciamo, forse la prima modalità comunicativa con la quale vengono a contatto, perché già alla scuola dell'infanzia si fa conversazione. Si fa conversazione in cerchio, si fa conversazione in grande gruppo. Adesso molte scuole dell'infanzia hanno iniziato ad utilizzare o cerchio interno, cerchio esterno, oppure la conversazione di coppia. Ma è proprio una modalità comunicativa, relazionale, molto affettiva, perché la conversazione può essere quella che si fa tra due amici, tra persone che hanno una vicinanza emotiva e relazionale di prossimità. Quindi si può fare la conversazione di classe, si può fare una conversazione di coppia o di piccolo gruppo. Naturalmente, di che cosa si fa, su che cosa si fa conversazione? Si fa una conversazione su quello che succede, su quello che i bambini, i ragazzi vogliono raccontare. Si può fare su argomento libero, si può fare su un argomento dato dall'insegnante. Comunque, diciamo, con una modalità abbastanza distesa, dove nessuno è in contrapposizione all'altro perché ognuno parla delle sue cose, ma dove si sviluppano delle abilità comunicative potenti. Io devo essere in grado di intervenire nella conversazione, così io vi suggerirei di alternare le conversazioni di grande gruppo, le conversazioni di coppia, dove il bambino, il ragazzo si sente meno minacciato, è più facile per lui esprimere i propri vissuti, raccontare le sue cose, quello che pensa, quello che gli sta succedendo, quello che vuole condividere con gli altri, e gli è anche più facile mantenere le regole comunicative, quindi l'alternanza di chi parla e chi ascolta, quindi il turno di parola, il volume della voce, l'ascoltare l'altro, il non interrompere, intervenire quando l'altro ha finito di parlare. Quindi è una modalità semplice per avviare ad una regola comunicativa condivisa e rispettosa di tutti. Per regolare la conversazione potete utilizzare anche qui i cartellini dei ruoli: il custode del tempo, il custode del turno di parola, il custode del volume della voce, il custode della pertinenza, oppure la struttura gettoni. Gettoni, ricordate, quella struttura per cui si assegna ad ogni bambino una serie di gettoni colorati, e quando interviene mette sul tavolo il suo gettone, che segnala il fatto che vuole parlare, che sta parlando lui, e fino a quando tutti non hanno messo i gettoni, i propri gettoni sul tavolo, non si può ricominciare il giro, quindi tutti hanno la stessa opportunità di parola e lo stesso tempo dedicato, perché se i gettoni sono quattro per tutti, e finché non tutti non li hanno utilizzati, non si può ricominciare il giro.
Come altra attività ho riproposto la carta T, perché la carta T moltissimi la conoscono, quasi nessuno la usa. È una tabella a forma di T sulla parte alta di un cartellone che viene dato ai gruppi e che poi viene riprodotto o sulla LIM o attaccato alla lavagna o su una lavagna fogli in modo che tutti lo vedano. Viene indicata l'abilità su cui si focalizza la riflessione. Quindi può essere l'ascolto, che piace sempre molto agli insegnanti, ma può essere il parlato, può essere in generale la comunicazione, la collaborazione, la mediazione, la soluzione di problemi, può essere la carta T, del buon lavoratore in gruppo. Decidete voi qual è l'abilità sulla quale volete farli riflettere. Nella parte inferiore, voi vedete, ci sono, in questo caso c'è addirittura l'occhio e l'orecchio, che cosa vedo quando sia ascoltatori attivi, quindi quando si ascolta mettendo in azione anche il cervello e il cuore oltre alla vista, e che cosa sento, quindi cosa vedo con gli occhi, che cosa sento. Questi comportamenti verbali e non verbali possono essere trovati dai ragazzi, dai bambini da soli, quindi su una carta T individuale, poi viene condivisa in coppia, in piccolo gruppo o direttamente in grande gruppo, e si arriva alla carta T condivisa della classe che fa poi da guida negli scambi comunicativi o nelle situazioni quotidiane, quando i ragazzi devono utilizzare questa abilità. Anzi, la carta T diventa proprio una guida. Spesso le voci della carta T poi vengono inserite nella rubrica di autovalutazione. E quindi se io ho lavorato a definire quali sono i comportamenti di un buon ascoltatore, di un ascoltatore esperto, poi questi comportamenti io li ritrovo descritti, riportati all'interno della rubrica e mi servono per autovalutarmi, per vedere se io sto andando in quella direzione lì. C'è un forte legame tra la carta T e la rubrica, è uno strumento che può sicuramente aiutare per costruire insieme ai bambini, ai ragazzi, una rubrica di valutazione sull'abilità che noi stiamo costruendo. Naturalmente non basta aver costruito la carta T perché poi l'abilità maturi, bisogna che poi i ragazzi abbiano il modo di esercitarsi in diverse situazioni sull'abilità che abbiamo preso in esame. Quindi se l'abilità è l'ascolto, io dovrò creare, favorire diverse situazioni di ascolto. Quindi l'ascolto l'insegnante che parla, ascolto il compagno che parla, ascolto un audiovisivo. Ascolto in modalità narrativa, ascolto in modalità espositiva o in modalità argomentativa e quindi io divento bravo in tutte queste modalità di ascolto e capisco che devo attivarmi in modo diverso se ascolto una storia, quindi una modalità narrativa, se ascolto una spiegazione o ascolto un'argomentazione. Mentre loro si esercitano durante l'ascolto, la carta T fa da guida e spesso la carta T viene integrata. Perché maestra, questo non l'abbiamo messo. Guarda, ci serve questa cosa qua. Per esempio, se io ascolto una esposizione, mi serve prendere appunti. O perlomeno mi serve che l'insegnante attui una spiegazione interrotta e mi dia il tempo di scrivere anche solo una parola chiave per ricordarmi. Mentre se ascolto un'argomentazione, è importante che mentre ascolto l'argomentazione io ne colga l'idea chiave. E magari me l'appunti e dica sì, lui è pro perché ha detto questo, lui è contro perché ha detto quell'altro. Quindi mentre se ascolto una storia, io sono lì con gli occhi rivolti a chi me la sta raccontando e sono immerso nella storia e mi sto godendo tutto quello che in questa storia succede. Quindi ricordatevi il legame poi tra la carta T e l'autovalutazione del percorso che mi porterà a trasformare questa abilità in competenza. Abbiamo parlato dei ruoli e quindi vorrei ricordarvi l'importanza dei ruoli anche in diverse situazioni, anche in situazione di classe completa, non di piccolo gruppo, perché struttura l'interdipendenza. Voi sapete che l'interdipendenza positiva è il cuore del cooperative learning, è proprio l'idea che passa. Secondo la quale io sono strettamente collegato agli altri, il mio successo avviene se gli altri hanno successo e il successo degli altri dipende anche da me, quindi siamo fortemente legati. L'interdipendenza poi avviene attraverso la leadership distribuita.
Cioè io sento di essere utile, di essere importante per il gruppo se non c'è un leader, ma ognuno di noi fa una parte della leadership, si occupa di un pezzettino di questa leadership. Non c'è il responsabile del gruppo, non c'è il capogruppo, ma tutti noi siamo responsabili di una parte del funzionamento del gruppo. Per questo l'insegnante assegna i ruoli per il funzionamento del gruppo. Io vi ho messo alcuni ruoli. Noi abbiamo imparato nella nostra formazione a chiamarli i custodi, quindi non abbiamo mai usato la parola controllore, perché custode dà proprio l'idea di un bene prezioso che io custodisco, che riconosco come un valore per me, per la mia classe, per il mio gruppo, mentre il controllore dà l'idea di qualcuno che diciamo controlla dall'esterno. Allora, il custode del compito è la persona che all'interno della coppia o del gruppo si occupa di mantenere l'attenzione mirata al compito, mirata a quello che il compito chiede, a quello che dobbiamo fare. Ci sarebbe anche il custode dello scopo del gruppo, ma lo scopo, diciamo, è quello che io dichiaro al gruppo. Cioè, se io dico adesso faremo un gruppo di lavoro in cui voi dovrete costruire una mappa concettuale, è chiaro che lo scopo è immediatamente chiaro a tutti. È anche vero che io, come custode del compito, devo cercare di aiutare i miei compagni a stare su quel compito per raggiungere quello scopo. Il compito può anche essere diviso in diverse fasi, e quindi il custode del compito è quello che guida attraverso le diverse fasi del compito. Il custode del tempo è abbastanza di immediata comprensione, è chi custodisce il tempo assegnato. Le insegnanti della scuola dell'infanzia hanno fatto delle cose meravigliose costruendo clessidre ad acqua, clessidre a sabbia, costruendo dei grandissimi orologi in cui l'insegnante gira le lancette per far vedere che il tempo passa. Quindi se riescono loro sicuramente negli altri ordini di scuola è abbastanza semplice. La cosa difficile è per l'insegnante quantificare il tempo necessario e quindi sapere qual è il tempo più adatto per quel compito. In un'epoca in cui si corre, in cui il tempo sembra sempre troppo poco e in cui l'insegnante è sempre sull'orlo del oddio non ce la faccio, oddio non ce la faccio. Invece il tempo deve essere il tempo necessario. Il custode del volume della voce, quindi non chiamatelo custode del silenzio. Custode del silenzio, non posso fare un lavoro di gruppo chiedendo o pretendendo il silenzio. Io posso custodire il volume della voce. Quindi posso chiedere ai ragazzi, io mi aspetto adesso che ci sia un volume di voce adeguato. Qual è il volume di voce adeguato? Facciamo una prova, quello che non dà fastidio al gruppo vicino. Quindi il volume della voce, anche nel grande gruppo, quindi non solo nella coppia, nel piccolo gruppo. Il custode della pertinenza, quindi di rimanere pertinenti al compito e anche negli interventi, nelle interazioni verbali tra di loro. Il custode del turno di parola, spesso è regolato da una grande freccia di cartone che si può utilizzare girando la freccia verso la persona che ha la parola in quel momento, e chi custodisce il turno di parola è in stretto legame con il custode del tempo, perché insieme devono decidere quanto può parlare ciascuno di loro. Se i bambini sono piccoli, chiaramente questo viene fatto con l'aiuto dell'insegnante. Il custode dei materiali è la persona che si occupa di distribuire i materiali, di averne cura, di sapere quali sono i materiali su cui bisogna lavorare, ma anche di ricordare di far riferimento a questi materiali. Se per esempio sono materiali di studio, che questi materiali vengano utilizzati tutti, che vengano utilizzati nel modo corretto. Il custode del clima è quello che ha il compito più difficile, perché il clima va creato attraverso diverse azioni e bisogna dedicare alla costruzione del custode del clima una serie di attenzioni, quindi chiedendo ai ragazzi che cosa fa il custode del clima, che cosa crea un buon clima di gruppo, il fatto di avere una persona sorridente, una persona empatica, una persona rassicurante, una persona che ti invoglia a lavorare, che ti sostiene, e quindi dettagliare tutto ciò che costruisce il buon clima. In modo che questi comportamenti possano essere poi agiti. È chiaro che se i ragazzi hanno un'esperienza di un buon clima di classe, sapranno che cosa crea il buon clima di classe e lo trasferiranno all'interno del gruppo. Tutti questi indicatori, questi descrittori del
del ruolo possono essere, possono, sì, sarebbe auspicabile che fossero scritti dietro il cartellino, in modo che i bambini, i ragazzi, quando agiscono nel ruolo, possano leggere dietro i suggerimenti. Ricordati di incoraggiare, sii propositivo, cerca di fare osservazioni positive, sii sorridente, ok? Il custode del tempo lo stesso, non è uno che ti martella in continuazione, sbrigatevi, sbrigatevi che il tempo sta andando, ma troviamo insieme le parole, i modi, le modalità anche fisiche di segnalare che il tempo sta passando e che non dobbiamo perdere tempo. Poi appunto il custode delle domande, il custode delle risposte che regolano le interazioni verbali e quindi io devo stare attento alle domande che vengono poste, l'altro deve stare attento al fatto che tutte le domande abbiano una risposta, che tutti possano fare domande, che tutti possano fare risposte, il custode del testo e poi vi ho messo i puntini perché diciamo che i custodi possono essere pressoché infiniti, cioè dipende da qual è il funzionamento del gruppo che volete avere, su quali abilità volete soffermarvi. E la cosa più importante di tutte, non mi stancherò mai di ripeterlo, è che tutti i componenti del gruppo abbiano un ruolo, perché il fatto che si dica, vabbè, dunque siete cinque, vabbè, i ruoli sono quattro, te oggi, tu oggi non fai nulla, è una cosa bruttissima, bruttissima per il bambino che pensa. Va bene, io sono legittimato a non fare niente, cioè il mio ruolo oggi non esiste, non ho un compito. E poi è, diciamo, anche brutto per gli altri perché va bene, noi abbiamo questa cosa in più, lui no, quindi non ha nessun significato. Intanto nessuno vi ha obbligato a fare i gruppi da 5, fateli da 4 se vi sono venuti in mente 4 ruoli, ma i ruoli sono tantissimi e quindi li potete far gestire. Le potete trovare per tutti. Se utilizzate i custodi all'interno della classe e quindi all'interno del grande gruppo, i ruoli possono essere tanti. Mi ricordo che una volta in un gruppo di lavoro di Scintille ne avevamo trovati 22, quindi sicuramente mettendoci d'impegno ne troviamo uno per ogni alunno. Se non è così, li fate ruotare anche all'interno della stessa seduta di lavoro. Questi cartellini vengono assegnati e poi dopo 10 minuti, dopo quanto decidete voi, comunque dopo un tot di tempo, i cartellini girano e tutti provano a sperimentare il ruolo. Non fate passare un giorno intero, tipo oggi il custode del compito lo fai tu. Dipende anche quante unità orarie avete, come è organizzata la vostra lezione. Però il più possibile, quando sono in grande gruppo, questi ruoli ruotano. La cosa fondamentale è poi fare una riflessione sui ruoli. Quando i ragazzi iniziano ad utilizzare i ruoli, è importante che ad un certo punto ci si fermi e si dica bene, come sta andando l'assunzione di ruolo all'interno del gruppo? Come sta funzionando? Quale ruolo riuscite a svolgere meglio? Quale vi crea più difficoltà? Quando voi fate in presenza i gruppi di lavoro, questa attività viene fatta alla fine di ogni sessione di lavoro. Se invece lo fate nel grande gruppo oppure in altre forme, prevedete dei momenti in cui si fa questa riflessione e in cui, magari vengono ripresi i cartellini, si aggiungono altre annotazioni, altre riflessioni, viene approfondita la tipologia di utilizzo di questo ruolo, quindi dall'esperienza poi di tutti. Io ho visto che, per esempio, per far abbassare il volume della voce funziona questo, bene, allora scriviamolo nel cartellino. Io ho visto che se ho la paletta della pertinenza, basta solo che la alzo e tutti pensano prima di intervenire e così via. Ok. L'incontro di classe invece è una struttura di Kagan molto articolata, quindi chi di voi ha il libro di Kagan, Apprendimento Cooperativo, l'approccio strutturale, la trova descritta dettagliatamente. Io qui vi riporto l'essenziale della struttura. Quali sono le funzioni degli incontri di classe che noi possiamo organizzare per la nostra classe? Io direi in presenza, ma anche attraverso la tecnologia. Allora, le funzioni sono dare avvisi e passare informazioni, darsi sostegno reciproco in situazioni particolari o anche durante, diciamo, il normale svolgimento dell'attività didattica, risolvere problemi,
migliorare il funzionamento della classe, programmare attività, rivederle e tirare le somme di attività. Queste possono essere le funzioni, gli scopi per i quali si possono prevedere degli incontri di classe. Il mio suggerimento è di non, che questi incontri di classe non siano così sporadici. Quindi se si prende, se si dà avvio all'incontro di classe, poi deve essere, diciamo, una routine che con diciamo, la scansione che voi preferite, i ragazzi sanno che succederà di nuovo e quindi facciamo un incontro di classe al mese, ma lo facciamo tutti i mesi, o facciamo un incontro di classe quindicinale, ma ogni 15 giorni lo facciamo. Quindi non può essere una cosa che faccio una volta e poi lascio cadere, perché non sviluppa nessuna abilità, resta un episodio anche interessante, carino all'interno della vita della classe, ma non mi permette di costruire niente. Allora, si può costruire una scatola di classe per raccogliere le diverse istanze, si può preparare un ordine del giorno, date la responsabilità ai ragazzi di farlo e quindi adesso se sono in DAD possono mandarsi SMS, possono scriversi, possono far arrivare attraverso le modalità che voi volete, le loro istanze, i loro bisogni, le cose di cui vogliono parlare, eccetera. Qualcuno comincia a stilare l'ordine del giorno, naturalmente bisognerà insegnare loro che cos'è un ordine del giorno, come si fa, quindi magari la prima volta lo fa l'insegnante. Dopodiché, appena possibile, passate la mano ai ragazzi che così si responsabilizzano, quindi qualcuno avrà l'ordine del giorno che è stato scritto insieme. Ci sarà una gestione collaborativa dell'incontro di classe, quindi all'interno di questo incontro, qualcuno gestirà il turno di parola, qualcuno custodirà il volume della voce, qualcun altro la pertinenza, qualcuno curerà la condivisione di gruppo alla lavagna o alla LIM di quello che sta uscendo. Saranno chiari anche gli obiettivi dell'incontro, quindi noi oggi ci incontriamo per questo motivo, l'ordine del giorno è questo, alla fine tiriamo le somme e stiliamo un verbale. Questo è un esercizio di democrazia importantissimo, in cui si prendono decisioni insieme, ci si confronta, si impara che cos'è la democrazia vivendola, e anche qui le competenze sociali maturano in un'occasione reale di funzionamento della classe, non in una finzione, ma veramente per rispondere ai bisogni della classe. Dalla terza della primaria sono in grado di fare questa cosa con la vostra guida. Ma è un'attività che sono poi in grado di gestire loro, soprattutto se voi li avete abituati ad essere autonomi, non soltanto in questa attività, ma anche nelle altre, ad assumersi delle responsabilità pur nelle loro imperfezioni. Ma è importantissimo anche qua che siano loro a pian piano a prendere in mano la gestione, della cosa. Io vado avanti, nessuno mi dice niente, spero che queste cose vi abbiano, come dire, fatto nascere delle curiosità. Se qualcuno ha delle cose da dire o da chiedere, sicuramente scrivete a Maddalena che poi mi gira le vostre osservazioni. Sì, grazie. Ho sotto controllo la chat, magari se vuoi dare una precisazione rispetto al circle time e la conversazione, solo due parole in più su quello. Sì, sulla conversazione in che senso? Come La utilizzarla? differenza tra circle time, chiedevano, e conversazione. Allora, il circle time è più focalizzato sull'aspetto emotivo relazionale, quindi come mi sento, le cose che voglio condividere con i miei compagni, le mie sensazioni, i miei stati d'animo, diciamo a questa dimensione più focalizzata su questo. Invece la conversazione può essere proprio una conversazione su che cosa ho fatto, le cose che io voglio raccontare di me, che voglio condividere con i compagni. Di solito si fa tanto con i bambini piccoli e poi si abbandona questa modalità perché si ritiene poco utile. Invece è estremamente utile proprio perché lavora, tutti hanno delle cose da dire perché tutti parlano di sé e quindi anche quando sono più grandi utilizzare questa modalità che però non ha proprio questo scopo emotivo relazionale. Ha come finalità anche poi di conoscersi e quindi di stabilire delle buone relazioni, ma poi la finalità è proprio condividere con gli altri
dei miei vissuti, delle mie esperienze, delle cose di cui voglio parlare. Oppure può essere una conversazione a tema e il tema lo dà l'insegnante, quindi non è una discussione, non è un confronto di idee, ma è una conversazione su un tema che può essere quello che in quel momento lì è utile alla classe o a seconda del lavoro che si vuole, che si sta portando avanti. Qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa su questo argomento? È più chiaro. No, ci sono, sì, ci sono sempre, come sempre, tanti complimenti, per cui direi che puoi andare Ah, avanti. bene, grazie. Allora me li prendo tutti. Dunque, questo invece, cominciamo invece adesso a fare il passaggio alla discussione. Quindi non la modalità della conversazione in cui io racconto, in cui io dico, parlo di me, parlo di cose mie, ma la discussione, che è una modalità estremamente potente perché mette in atto la tipologia argomentativa. Continuo a dire da anni che la tipologia argomentativa va insegnata fin dalla scuola dell'infanzia, che non vuol dire mettere in piedi una scuola di retorica, ma la modalità argomentativa, il bambino di 3 anni, quando pesta i piedi e dice lo voglio perché me l'hai promesso, sta utilizzando una modalità argomentativa in erba. Se noi siamo diciamo esperte, possiamo strutturare questa modalità argomentativa verbale fin dalla scuola dell'infanzia, bambini di 5 anni che organizzano delle discussioni e sono in grado di cogliere la differenza tra la discussione e la conversazione sotto la guida dell'insegnante. Io parlerò dopo del dibattito, del debate. Oggi qui invece voglio parlare di una struttura che non è una struttura cooperativa, ma che funziona molto bene, che sono i 6 cappelli di De Bono. Adesso noi li vediamo meglio in questa slide. Possono essere in classe dei veri cappelli che si costruiscono, quindi il cappello bianco, il cappello blu, il cappello nero, il cappello rosso, verde e giallo. Ognuno di questi cappelli fa riferimento a delle caratteristiche. Per esempio, il cappello blu è quello che mi mette in grado di organizzare, di pianificare, di dirigere, di riflettere su che cosa c'è in gioco, quali sono le regole. Il cappello nero è quello che mi fa vedere tutto nero, quindi gli aspetti negativi. Sono l'avvocato del diavolo, quindi trovo. Io avevo delle colleghe che, anche se non ce l'avevano in testa, erano sempre con questi cappelli neri terribili, quelli che cominciano sempre, però, oppure, ma, dici bene tu, però. Ok. Quindi quelli che vedono perché la cosa può andare male, anzi, sicuramente andrà male, e così via. Il cappello rosso è quello delle emozioni, dell'entusiasmo, anche un po' di chi si irrita, della simpatia e dell'antipatia, quindi diciamo è quello delle emozioni. Il cappello verde è quello della creatività, le idee nuove, le iniziative, i suggerimenti. Il cappello giallo perché la cosa andrà bene, vedete che è contrapposto al nero, di là perché la cosa può andare male, di qua perché la cosa va bene. E invece il cappello bianco è la raccolta dati, la documentazione, le citazioni, diciamo quello più un pochino più razionale, simile un po' al cappello blu che è quello dell'organizzazione, eccetera. Che cosa si fa con questi 6 cappelli? Quando noi discutiamo, parliamo, interveniamo, di solito alterniamo nei nostri interventi, un po' abbiamo il cappello blu, un po' abbiamo quello nero, un po' abbiamo quello rosso, eccetera. La struttura pensa invece di, propone invece di utilizzare, di guardare il problema, la questione che stiamo, sulla quale stiamo parlando, sulla quale stiamo, dibattendo, indossando via via cappelli diversi. Quindi che cosa, succederà? Aspettate perché non va avanti la diapositiva, perché non va. Allora. Succederà che io comincerò, sì, se questa diapositiva è, allora aspettate. Adesso. Andiamo avanti qua perché si è impallata la cosa. Allora, che cosa succederà? Che noi, qui parla di cappelli immaginari, ma io vi direi proprio costruiteli questi cappelli, perché è molto più interessante. Loro hanno veramente il cappello in testa e quindi nel gruppo si dice, oppure si mette il cappello sul tavolo e si dice adesso analizziamo questo problema col cappello nero, quindi tutto quello che non può funzionare, tutti i guai che ci possono succedere, gli imprevisti, le cose.
adesso lo guardiamo col cappello delle emozioni e così via. Ogni cappello sicuramente ci dà una visione, quindi se noi li usiamo tutti, siamo in grado poi di prendere una decisione più consapevole. Quale è la possibile sequenza? Allora noi possiamo cominciare dal bianco, per esempio, per raccogliere le informazioni. Dobbiamo prendere questa decisione. Quante informazioni abbiamo noi su questo? E quindi, e se non le abbiamo, dove le possiamo trovare? Quindi partiamo da lì, raccogliamo le informazioni. Poi passiamo al cappello verde, quindi tutti indossiamo il cappello verde e facciamo emergere le idee e le proposte. Poi passiamo al cappello giallo, che poi viene subito seguito dal nero, quindi valutiamo le cose che possono andare bene, le cose che possono andare male. Poi il cappello rosso per sondare le emozioni in questa fase e il blu per decidere come procedere. Possiamo utilizzare anche altre sequenze, anzi è anche importante magari far sperimentare ai ragazzi sequenze diverse. I ragazzi si divertono un sacco con questa idea dei cappelli. È molto interessante anche provare a fare delle simulazioni in cui uno si mette, chi vuole liberamente, si mette il cappello nero e comincia a dire quali sono le parole di chi indossa sempre il cappello nero. Andrà male, io lo so già, vedrai, succederà questo, ok, ho paura, secondo me non è possibile che questo vada bene, eccetera. E allo stesso modo chi indossa il cappello giallo e quindi vede solo i lati positivi, sarà tutto bellissimo, andrà tutto benissimo, sarà facilissimo. Quindi questi due cappelli devono veramente parlarsi tra di loro perché si arrivi ad una visione, equilibrata. Come si può, avviare il lavoro? Allora, l'attività può essere avviata in questo modo. Si dice ai ragazzi che dovranno pensare ad un problema che l'insegnante proporrà oppure un problema che è scaturito dalla classe in sei modi diversi e che quando indossano un cappello devono affrontare quella questione soltanto da quella prospettiva lì. Quindi se ho il cappello nero devo sforzarmi di vedere tutto ciò che andrà male, se ho il cappello bianco devo cercare di capire quali informazioni ho su questo problema e così via. Poi il gruppo comincia a concentrare la sua discussione su quel cappello lì. Okay? Quindi se cominciano col cappello blu, si inizia discutendo come viene condotta la riunione, definendo gli obiettivi, eccetera. Poi si può passare al cappello rosso e quindi cosa facciamo? Facciamo un giro per raccogliere le emozioni, le reazioni, le opinioni dei partecipanti e poi così via. Si può passare al cappello giallo, a quello verde e loro provano tutti i cappelli. Alla fine hanno esaminato il problema da diversi punti di vista. Esaminano le possibilità e scelgono una soluzione. Questo inizialmente oppure si possono utilizzare in classe dicendo bene, adesso tutti mettiamo il cappello nero e C'è un problema di audio, se puoi ripetere quello che hai detto l'ultimo minuto perché si è spezzettata la voce. C'era un calo di proprio di. come viene utilizzato, ok, di voce, come viene utilizzato in classe. Allora, dicevo, si può fare dapprima in grande gruppo e quindi sotto la guida nostra si dice bene, adesso bambini, ragazzi, indossiamo tutti il cappello nero e vediamo tutte le cose che possono andare male in questa situazione. Adesso tutti mettiamo il cappello bianco e così via. E si fa, loro provano a sperimentarlo all'interno del gruppo. E poi i gruppi si confrontano. Anche qua io aggiungo, perché chiaramente De Bono non prevedeva che questo fosse utilizzato in apprendimento cooperativo, ma voi sapete che nell'apprendimento cooperativo la revisione è una parte fondamentale dell'attività cooperativa. Quindi dopo l'utilizzo si può ragionare su come mi sono sentito con i diversi cappelli, quindi quale cappello mi è più congeniale. Io che sono un ottimista mi trovo benissimo con il cappello bianco. Chi è estremamente concreto si troverà bene nella raccolta delle informazioni, chi è più lungo, ha un pensiero più logico, eccetera. Quindi quale cappello mi appartiene di più? Sarebbe carino provare a sperimentare questa cosa in un gruppo di insegnanti e vedere su di noi
quale cappello mi appartiene, cioè quello che indosso di più, ma io devo essere cosciente che i cappelli sono diversi e posso anche decidere di provare ad indossare cappelli diversi per analizzare il problema. I ragazzi, vi dico, si divertono un sacco con questa cosa e dopo che hanno capito qual è il meccanismo, abbiamo provato anche a dire quali sono le frasi tipiche di chi indossa quel cappello lì e quindi provare a scrivere una serie di frasi e di espressioni tipiche di chi indossa un certo cappello. Abbiamo provato a cercare anche tra i personaggi dei fumetti che loro conoscevano o delle serie TV o dei film che cappelli avrebbero indossato, quindi qual è il cappello di Paperon de Paperoni, perché noi avevamo fatto un lavoro con Topolino, quindi loro conoscevano i personaggi, quello di Snoopy, quello della Pimpa. Quindi quali cappelli usano. L'idea importante è che io posso togliermelo questo cappello e questo è molto importante, va proprio in contrapposizione al io sono fatto così, io non sono fatto così. Adesso ho questo cappello, è vero che questo cappello me lo sono calcato in testa per tanto tempo, ma lo posso togliere, posso mettere un altro cappello e provare a guardare il problema da un'altra ottica. Questo aiuta tantissimo noi, prima di tutto fa riflettere noi e poi aiuta i ragazzi ad analizzare tutti gli aspetti di una questione per poi prendere delle decisioni più consapevoli. Questo ci porta a aspettate perché qui ho fatto un disastro. Allora, questo ci porta direttamente alla discussione, quindi al testo argomentativo orale. Aspettate che vi ho fatto una cosa. Ok, via. Adesso la rimetto. Allora, voi trovate nella letteratura anglosassone relativa al cooperative learning la parola debate, il dibattito. A me piace ricordare che questo nasce dalla retorica dei gesuiti, quindi da un'arte oratoria molto antica. Quindi l'idea che io utilizzo la mia parola in modo consapevole per esprimere il mio pensiero, la mia opinione, e sono in grado di comprendere il punto di vista altrui. E di controbatterlo, di trovare argomenti che portino in evidenza il mio pensiero, controbattendo in modo corretto e in modo accettabile socialmente il pensiero degli altri. Che cosa prevede il dibattito, il debate? Prevede un confronto in cui due gruppi si affrontano, diciamo, controbattendo un'affermazione. Un argomento, dibattendo più che controbattendo, dibattendo un'affermazione, un argomento proposto dall'insegnante o trovato dalla classe, che può essere anche molto semplice. Quando si inizia, per esempio, in seconda della scuola primaria, il primo dibattito che io ho organizzato vi farà sorridere: era è meglio essere figli unici o avere un fratello? Perché era un argomento che avevo sentito discutere in modo così semplice da loro. A tavola immensa, e quindi ho detto bene, partiamo da lì. E quindi abbiamo organizzato i gruppi, abbiamo trovato tutti gli argomenti a favore del fatto di avere un fratello e tutti gli argomenti contro al fatto di avere un fratello. Naturalmente, essendo in una seconda della primaria, gli argomenti erano molto semplici. Il fratello mi fa compagnia, argomento pro. Argomento contro è una gran rottura, tu parli bene perché fratelli non ne hai, ma mio fratello mi rompe, ok? Quindi trasformato poi in un linguaggio adeguato, in un linguaggio più articolato, più comprensibile e più corretto, abbiamo stilato l'elemento, quindi stilano l'elemento poi dei pro e dei contro e poi discutono sostenendo i pro e i contro. Inizialmente voi lasciate che i gruppi dei pro siano formati da chi è a favore e i gruppi contro da chi è contro. Quando loro diventano più esperti, è utile che i gruppi li formiate voi e decidiate voi adesso siete i pro e voi siete i contro, anche se loro su questo argomento non sarebbero di quell'opinione lì. Quindi imparo ad argomentare, abbiamo trovato insieme i punti a favore e i punti contro e l'insegnante mi assegna oggi devo i punti contro, io vedo solo quelli a favore, però ho qui ben presenti i punti contro che abbiamo contribuito a trovare insieme ai miei compagni e quindi nel dibattito sostengo questo. Il dibattito viene avviato
Io qui ho inserito l'assegnazione dei ruoli perché questa ci vuole sempre e quindi chi regola il dibattito? Anche qui l'intervento, il turno di parola, il volume della voce, e poi si possono introdurre altri ruoli che possono essere il custode delle argomentazioni e quindi che tiene d'occhio che gli interventi siano argomentati, che non sia solo diciamo un esprimere un'opinione senza collegarla allo scopo della discussione e così via. Quindi i ruoli li assegnate e poi si tirano le conclusioni e si fa il bilancio. Questo non vuol dire che uno appiattisce poi diciamo il problema. Hanno provato ad analizzare il problema dal punto di vista dei pro, dal punto di vista dei contro e hanno provato a mettersi nei panni di chi è contro, essendo pro e viceversa. E in più l'argomentazione fa crescere il pensiero perché io non devo soltanto dire come la penso, ma devo sostenere il mio pensiero con degli argomenti. Scusate un attimo, accendo la luce perché sono... Eccomi tornata. Eccomi qua. E quindi questo è un elemento fondamentale. Nel dibattito, quando loro imparano ad argomentare, sia prima con i cappelli, sia adesso nel dibattito, è fondamentale la discussione corretta ed educata. Quindi i bambini imparano fin da subito che le argomentazioni, le idee dei compagni non si demoliscono dicendo ma sei scemo, che cavolo stai dicendo, ma sì, faccio l'esempio di come avvengono di solito anche fra gli adulti ormai, diciamo la confutazione dell'argomentazione nel mondo adulto avviene attraverso l'insulto. Chi ha esperienza dei social sa che adesso gran parte del dibattito è su vaccini sì, vaccini no, AstraZeneca sì, AstraZeneca no, e in rarissimi, tranne che in rarissimi casi, la confutazione dell'idea dell'altro avviene con diciamo modalità scorrette, attaccando la persona, mettendo in dubbio il funzionamento del suo cervello, eccetera. Pochissime persone sono in grado di argomentare con argomenti adatti, perché poi l'altro scoglio importante nel dibattito, nell'argomentazione è la tesi, la mia tesi è questa, cerco degli argomenti a sostegno della tesi che siano adeguati. Quindi io la penso così perché secondo me è così, non è un argomento adatto, cioè io devo avere delle argomentazioni adatte, quindi loro gradatamente imparano anche a scegliere quali sono le argomentazioni. Se per esempio io dico è bene non mangiare troppa Nutella perché fa male, scelgo un'argomentazione. Se io dico è bene non mangiare troppa Nutella perché le ricerche hanno messo in evidenza oppure perché i medici dicono che, porto degli argomenti esperti a sostegno della mia tesi e quindi è un'argomentazione più adeguata. Questo vi garantisco che lo imparano i bambini della scuola primaria. È importante che l'insegnante ce l'abbia ben chiaro lei, ma trovando gli argomenti adatti sono in grado di argomentare fin da molto piccoli, poi voi li guidate sia nella scelta delle parole, nella scelta delle argomentazioni, nelle modalità di organizzare il dibattito e loro vanno avanti e maturano. Naturalmente, se io parlo di argomentazione, può darsi che l'argomentazione mi serva anche per gestire il conflitto. Quindi un'altra cosa su cui secondo me è indispensabile lavorare fin da piccoli, da molto piccoli, dalla scuola dell'infanzia è la mediazione. La mediazione nella scuola dell'infanzia si può svolgere con attività estremamente semplici, chiedendo per esempio a loro di lavorare su un unico foglio mettendosi d'accordo. Con una semplice consegna di questo tipo noi mettiamo in moto tutta una serie di difficoltà che stanno nel fatto io la casa la voglio fare gialla, tu la vuoi fare blu, quindi banalizzo. E dobbiamo metterci d'accordo, cioè dobbiamo trovare una mediazione. Se i bambini a coppie trovano una modalità di mettersi d'accordo, la cosa più importante è poi farli riflettere come sono arrivati all'accordo. Perché molto spesso gli insegnanti mi dicono, ah, ma i nostri non litigano.
Questi guarda, non litigano mai, vanno proprio d'accordo. Poi se io vado a vedere come trovano l'accordo è perché uno si impone e l'altro è debole, accetta, oppure qualcuno pur di non litigare fa passare l'idea che non gli piace. Quindi è importante invece vedere come hanno trovato poi l'accordo, come avete deciso se la casa doveva essere gialla o doveva essere blu. Quindi ci sarà la coppia che dirà abbiamo tirato a sorte, abbiamo fatto la conta. Queste sono cose che sono successe davvero e non le sto inventando. Ci sarà invece chi dice abbiamo deciso di scegliere un altro colore perché nessuno di noi due voleva cedere, quindi qui si scopre il primo elemento, se io arrivo a una mediazione devo cedere, cioè devo cedere una parte, non posso arrivare ad una mediazione se io mi irrigidisco nelle mie posizioni, quindi lo imparo da piccolo, lo imparo nella scuola dell'infanzia, che mediare vuol dire cedere un pochino. Qualcun altro ha detto, non sapevamo come scegliere se farla gialla o blu, allora l'abbiamo fatto un pezzo gialla con un pezzo blu, per esempio diciamo i muri gialli e il tetto blu. È importante far ragionare su come sono arrivati alla mediazione e scoprire che in certi casi va bene tirare a sorte, in certi casi va bene scegliere una cosa diversa, in altri casi va bene fare metà e metà. E quindi l'importante è che passi il concetto che io per mediare devo andare incontro all'altro e l'altro deve venire incontro a me. Poi di volta in volta si sceglierà la soluzione più adatta. La mediazione tra pari è quella che propone per esempio Daniele Novara, io vi ho messo poi nel riferimento ad alcuni testi suoi. È uno strumento molto importante che prevede che i mediatori siano i bambini stessi. Qui dice vengono scelti dai compagni. Tra bambini esterni al conflitto appositamente formati. Io preferisco dire tutta la classe viene formata alla mediazione, quindi si fa un percorso tutti insieme su cosa vuol dire essere dei buoni mediatori. Poi ci saranno dei bambini che, come dicono di solito gli insegnanti, sono più portati, ma non è che sono portati, hanno fatto più esperienze in questo senso, magari si sono modellati su adulti che sono dei mediatori, hanno imparato da loro come si fa la mediazione, però diciamo che secondo me l'importanza è che tutti abbiano avuto la formazione alla mediazione. Poi chiaramente si può scegliere se io sono in pieno conflitto, è difficile che in quel momento lì riesca da solo a mediare, quindi aiuta un mediatore esterno. I mediatori non sono soli, sono in due e sanno come devono fare, quindi che cosa fanno? Di solito i litiganti non riescono a mettersi d'accordo e quindi vanno a chiedere la mediazione. I mediatori arrivano e cosa fanno? In un angolo della mediazione oppure in un posto apposta che potete trovare, si incontrano e cosa fanno? Mettono in atto adesso il protocollo che poi vi dirò che è molto semplice, poi viene monitorato, dall'insegnante e dalla classe. Quindi loro si presentano e dicono: avete chiesto una mediazione, queste sono le 3 regole della mediazione. Possiamo farlo se voi le rispettate. Quindi lasciate parlare, riformulate, ripetete quello che ha detto l'altro, vi parlate con gentilezza, ognuno racconta con calma ciò che è successo e dice anche come si è sentito. Poi chiedono: tu cosa vorresti e tu cosa vorresti, tu cosa sei disposto a fare? I miei alunni usavano la parola cedere. Su che cosa sei disposto a cedere? Quindi proprio l'idea che se io voglio arrivare ad una mediazione onorevole, devo essere disposta ad incontrarmi con l'altro. Quindi io posso cedere un pochino. Io con loro scherzavo sempre quando cominciavo il percorso sulla mediazione, dicevo: ragazzi, io non so come fare con mio marito, lui vuole andare al mare, io voglio andare in montagna, come facciamo? È un bel problema, maestra. Quindi come facciamo, secondo voi, come possiamo fare? Eccetera. E andava bene perché discutevamo a lungo, tranne l'anno in cui un mio alunno mi ha detto: maestra, ma è facile, andate alle Cinque Terre, così avete il mare e la montagna. Quindi lui aveva trovato la soluzione. Quando poi hanno trovato l'accordo, l'accordo si mette per iscritto e leggono ad alta voce la frase per l'accordo e diciamo viene poi attuato questo. Questo vedete è preso da questo testo, quindi non è una cosa mia, io l'ho sperimentata in classe, ma diciamo se voi volete seguire bene questo percorso, il testo lo avrete perché poi mando la presentazione, devo solo finire di sistemarla. Le regole quindi sono parlarsi,
Quindi non insultarsi, non aggredirsi, non mettersi a piangere in un angolo, eccetera, ma parlarsi, ripetere, riformulare, usare la cortesia, quindi il rispetto durante la comunicazione, scambiarsi punti di vista, mettere in campo delle possibili soluzioni e poi trovare l'accordo. Io penso come sarebbe meraviglioso se questa cosa succedesse anche tra gli insegnanti. Io ho presenti alcune interclassi tra insegnanti che, vabbè, ok. Questi sono i libri a cui io posso far riferimento, a cui voi potete far riferimento, quelli di Daniele Novara, I bulli non sanno litigare, litigare fa bene, litigare con metodo e così via. Sono ricchissimi di attività e di consigli che possono tornarvi utili. Ecco, questo invece è una struttura che conosco da non molto tempo, ma che mi sembra estremamente utile. Si chiama il cerchio per la risoluzione dei conflitti ed è il nome è in inglese perché è una struttura anglosassone ed è il cerchio per la risoluzione dei conflitti, è un sistema di risoluzione dei problemi. Il bambino si mette al centro di questo cerchio sul punto di domanda, legge le varie soluzioni e sceglie quella più adatta a lui. Allora, le opzioni sono queste: cambia gioco, parlane, fate a turno, ignora, allontanati, chiedi di smettere, chiedi scusa, accordatevi, aspetta e respira e lui sceglie qual è più importante per lui. Questo è un cerchio già strutturato sul quale il bambino deve posizionarsi e scegliere. Io penserei di utilizzare invece la partenza dal basso, cioè chiedere ai bambini, se noi dovessimo costruire un cerchio che ci aiuta quando abbiamo un conflitto, quando abbiamo un problema, che cosa potremmo mettere negli spicchi e trovare le possibilità, farle trovare ai bambini e ai ragazzi. E poi il cerchio esiste fisicamente in un angolo dell'aula, in cortile, dove volete voi, però ogni bambino ha il suo cerchio di cartoncino nel quaderno, nel diario, dove volete voi, lo potete fare multimediale, fatelo come vi pare, ma ogni bambino che ha contribuito a creare questi spicchi li ha poi sotto mano e in ogni situazione sa che ha una serie di opzioni. Io tra gli spicchi personalizzati ho aggiunto, oltre a quelli che esistono appunto, già individuati, rifletti, prendi tempo, quindi non essere impulsivo, non essere troppo immediato nella reazione, parla con calma, esponi la tua opinione, ascolta quelli degli altri, cerca un accordo e poi se non ce la fai chiedi aiuto, quindi tu all'interno di questa cosa non sei solo, ma hai la possibilità di chiedere aiuto a qualcuno. Naturalmente questo cerchio poi viene, diciamo, diventa di tutti, diventa in classe di tutti, ognuno ha il suo e lo può utilizzare, per le situazioni che gli creano difficoltà. Allora, sono le 18:25, io ho cercato di condividere il più possibile le mie riflessioni. Adesso non so, Maddalena, se ci sono delle cose che qualcuno vuol dire o che sembrano domande o cose. Ok. Ti leggo alcune delle cose che sono state dette Sì, grazie. dai colleghi. Allora dice: sarebbe auspicabile che gli studenti riuscissero a far tesoro di queste belle modalità democratiche e soprattutto che cogliessero lo spirito degli incontri in classe anche nelle scuole superiori. Quindi, diciamo, quello che tu di cui tu hai parlato, queste modalità, diciamo, chiaramente si possono poi applicare da 0 a 99, Sì, direi. certo. Nelle scuole superiori, diciamo, è ancora più produttivo perché la maturità dei ragazzi, il livello su cui si può lavorare è sicuramente ancora più alto. È più difficile perché sicuramente, i bambini più piccoli accolgono più favorevolmente le proposte leggermente diverse. Cioè, io mi immagino in una terza di secondaria di secondo grado arriva l'insegnante e propone alcune di queste attività, dicono questo si è bevuto il cervello, perché abituati ad una come si può dire, ad un'attività tutta frontale, ad un certo tipo di scuola tradizionale, non è che si può
che non si può arrivare ad un certo punto così dal nulla, però sicuramente queste vanno bene, come dicevi tu, fino a 90 anni. Io l'ho usato per esempio tante, alcune di queste attività anche in gruppi di adulti, per esempio un percorso che avevo seguito per famiglie che volevano mettere in piedi un'attività di co-housing. Il dibattito, i cappelli di De Bono sono stati utilizzati anche da persone che non c'entrava niente con la scuola e che avevano altre finalità. Quindi questo sì. Angelo, rispetto a questo collegamento, ha messo anche in chat un link rispetto alla proposta, quella dei sei cappelli, Ah, proprio ok. specifica per le superiori, ha messo un link. Poi qualcuno dice molti apprezzamenti rispetto al fatto che appunto l'argomentazione, il dibattito a partire appunto dai bambini più piccoli, quindi questo è stato un elemento che è emerso nella chat. E poi qualcuno dice, anzi una persona dice si potrebbe, non mi sono scritta i nomi, mi sono copiata solo alcune frasi, si potrebbe ripensare al titolo di questo incontro. Quindi ti danno anche un suggerimento, come Bene. costruire un modo che però è molto bello, come costruire un modo migliore partendo dalla scuola. Mi sembra un titolo che faccia breccia nelle parole che tu hai detto, no? Diciamo, questa cosa mi commuove perché è stata la presunzione che ha guidato il mio essere insegnante. Quando veramente mi avete commosso perché quando io ho iniziato a insegnare, ho fatto la domanda per un doposcuola. Allora esistevano i doposcuola, quindi c'era la scuola, diciamo, il tempo normale, al mattino e i bambini di chi doveva lavorare andavano al doposcuola. Il coordinatore del doposcuola, io non so se oggi c'è Marta Poggi collegata con noi, ma era il suo papà, per pura... e hanno fatto un concorso, una specie di concorso per scegliere noi che avremmo dovuto fare il doposcuola. E tra le varie domande di questo test di concorso c'era perché ha scelto la professione insegnante. Io avevo risposto credo nel bambino come futuro dell'uomo. E quando poi mi hanno chiamata al colloquio, io ho proprio detto questo, che la scuola poteva essere il motore per cambiare la società. Cioè noi abbiamo in mano gli uomini di domani, cioè noi abbiamo un potere che se solo lo utilizzassimo bene potremmo veramente cambiare il mondo. Ma nel senso che se noi li educhiamo veramente alle competenze sociali, alla responsabilità, al mantenere l'argomentazione in modo adeguato, a tutti questi piccoli spunti che vi ho dato, veramente noi avremo una leva enorme. Quindi grazie per questa cosa perché mi sembra che abbia colto proprio quello che stava alla base di tutto. Solo che spesso noi insegnanti non pensiamo a questo potere enorme che abbiamo, non, lo lasciamo inutilizzato, via. Bene, ci sono mille, mille grazie. Ringrazio voi, sono contenta che vi sia piaciuto. Insegnanti col tuo pensiero, insomma, ci sono Beh, sono veramente molto tanti contenta elementi. perché ho pensato tanto anche a questo intervento, perché non volevo che fosse banale, volevo comunque che fosse utile, ma anche che innescasse poi dei meccanismi di pensiero, cioè quello che io non voglio è che uno prenda una roba, la applica senza... Volevo proprio che poi nascessero delle cose di Diciamo riflessione. che hai dato veramente tantissimi, quello che è stato molto bello, che commento con una mia personalmente, è l'idea di avere la possibilità di avere spunti pratici, no? Quindi cose che poi Fare. si possono applicare concretamente, perché hai fatto sempre riferimento, diciamo, citando quella che magari è una struttura, un metodo, una metodologia, insomma, però collegandola poi sempre ad un'azione. E quindi questo sicuramente è un grande tesoro. Qualcuno sopra parlava di scrigno, adesso non mi ricordo più. Comunque metterei tutto quello che tu hai detto, non solo lo scrigno, quello da cui sei partita all'inizio, ma proprio in generale tutto quello di cui hai parlato oggi, proprio come fosse uno scrigno prezioso in cui hai messo tante idee, e poi noi a Bene, scuola sì, poi potremmo ognuno prende, tirarle fuori. certo. Poi io spero al più presto, ecco, adesso se arriveremo ai vaccini e se il prossimo anno riusciremo a far sopravvivere il CESEDI, a rivederci in presenza in modo da poter seguire poi gli insegnanti quando cercano di applicare queste cose, perché poi la fase dell'applicazione adesso è tutto molto bello perché c'è questo contenitore particolare che abbiamo creato stasera. Quando poi l'insegnante si trova da sola in classe, spesso è poi scoraggiata, presa da mille cose, quindi se poi ci vedremo in presente, costruiremo dei gruppi di lavoro. L'altra cosa che mi piacerebbe veramente fare è lavorare sia sulle competenze sociali e sulla valutazione formativa, che sono strettamente collegate e che sono oggi un tema che
che interpella molto, difatti la cosa che ho proposto sia a Angelo sia a Rachele, se si vanno avanti con questi incontri, di farne poi uno sulla valutazione formativa, che mi sembra un'altra bella sfida che possiamo Sicuramente cogliere. molto attuale, tutte le scuole sono coinvolte in queste, diciamo, in queste dinamiche legate a un nuovo modo di vedere la Solo valutazione, che la quindi. mia paura è che si cambi tutto per non cambiare niente, cioè che veramente si capisca che la valutazione formativa è una cosa potentissima che va presa non solo per scrivere il giudizio finale, ma da attuare in classe tutti i giorni. Comunque quello poi lo vedremo. Io da parte mia avevo pensato di concludere con questa diapositiva con due parole per voi. Una è grazie sicuramente, l'altra è coraggio. Perché il coraggio? Perché mi ricordo che io ebbi in seconda superiore una grande discussione con il mio professore di lettere, perché lui ci aveva dato un tema sul coraggio e io avevo scritto che la persona veramente coraggiosa è la persona che ogni giorno affronta la sua vita cercando di mantenere la propria coerenza e la propria dignità. E lui mi aveva detto che ero andata fuori tema, no? Perché si aspettava forse l'eroe. Siccome era una persona però estremamente corretta, abbiamo dibattuto a lungo sul fatto che le idee fossero per loro natura opinabile, che quindi io avevo espresso la mia. Io lo credo ancora oggi, da vecchia, che il coraggio vero lo tiriamo fuori ogni giorno, cioè l'eroe ha il lampo in quel momento e agisce, ma chi deve essere coraggioso oggi siete voi, che tutti i giorni siete in trincea, siete in questa situazione. Molto spesso vi sentite soli e nonostante questo andate avanti. E quindi il mio augurio è proprio continuate a mantenere il vostro coraggio, la vostra forza. Noi che siamo al di fuori per quello che possiamo, siamo con voi e vi sosteniamo veramente. Grazie Riccarda, Grazie. ecco, coraggio, scommettiamo sul futuro e magari Angelo, se diamo indicazioni rispetto alla lettera del Cesedi, diciamo Ah per la. sì, bravo, sì. Se hai voglia Angelo tu di intervenire su Sì, questo, sì, magari. sì. Grazie. Allora, stiamo promuovendo una raccolta firme per sostenere il Cesedi, la petizione, per invitare i decisori, diciamo, a farsi carico del fatto che purtroppo, cioè, il Cesedi sta perdendo nel senso delle persone